tutti, oggi sono qua per parlarvi del caffè filtrato, una bevanda che sta diventando sempre più di moda anche qua in Italia e che tutte le volte che vi mostro su Instagram suscita tantissima curiosità. Prometto che non sono un'esperta di caffè né tantomeno una barista, però ho una grande passione per tutto ciò che riguarda la caffetteria e quindi cerco di informarmi il più possibile a riguardo e di sperimentare sempre cose nuove. Oggi cercherò di rispondere alle vostre domande riguardo a questo tipo di caffè, le differenze con ad esempio il caffè americano o il caffè espresso della Moka, come si prepara il caffè filtrato, che cosa utilizzo io, eccetera eccetera. Prima di cominciare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi, abbonandovi, mettendo mi piace a questo video oppure commentando qua sotto. Potete sostenermi anche offrendomi una simbolica tazza di tè o di caffè, visto che parliamo di caffè in questo video, attraverso Ko-fi, trovate il link qua sotto, così come potete trovare in descrizione tutti i miei link da affiliata e i codici sconto da affiliata che vi permetteranno di avere appunto uno sconto sui vostri acquisti e una percentuale andrà a sostenermi. Grazie mille a tutti! Il caffè filtrato è un tipo di caffè che si prepara principalmente in America, tant'è che viene chiamato anche caffè all'americana ed è diffuso molto anche nel nord Europa. Pian piano però sta diventando sempre più diffuso anche qua da noi in Italia. Questo tipo di caffè viene ottenuto per percolazione tramite filtrazione per gravità. In parole povere, si tratta di un metodo di filtrazione del caffè lenta che avviene attraverso appunto la gravità. Vengono utilizzate delle caraffe in cui viene posizionato un filtro che può essere in metallo, in tessuto oppure di carta, viene messo il caffè macinato e poi versata sopra dell'acqua. L'acqua scendendo e passando attraverso il filtro porterà poi nell'ampolla o nella caraffa il nostro caffè filtrato. Dunque questo tipo di caffè è molto diverso dal caffè americano che si prepara invece con espresso e acqua calda. In questo caso il tipo di preparazione di caffè è totalmente diverso. Questo tipo di caffè, a differenza ad esempio dell'espresso o della Moka, ha sicuramente un gusto, diciamo, più dolce e meno intenso. Per quanto riguarda i livelli di caffeina, a parità di quantità il caffè filtrato ha meno caffeina rispetto all'espresso o alla Moka. Però di solito quando si beve caffè filtrato se ne beve in quantità superiori rispetto all'espresso o alla Moka. Parliamo di 100, 200, 250 ml. Per farlo, come vi dicevo, vengono utilizzati dei filtri, possono essere in metallo, in tessuto, quindi riutilizzabili, oppure dei filtri in carta. In questo caso il filtro va prima bagnato, questo per attivare, diciamo, il potere filtrante del filtro e rimuovere un po' il sentore di carta. Viene poi utilizzato del caffè macinato. Penso che ormai ci siano in commercio diverse confezioni già macinate, adatte a questo tipo di caffè. L'ideale sarebbe macinarlo in casa, anche perché la grana che si dovrebbe ottenere non deve essere troppo fine ma nemmeno troppo grossolana, diciamo una via di mezzo. La quantità consigliata è di 60 grammi per litro d'acqua, quindi per una tazza da 100 ml circa 6 grammi. Io solitamente per prepararlo utilizzo sempre lo stesso cucchiaino che ho pesato e quindi so che riempiendolo arrivo, che so, a 6 grammi, quindi un cucchiaino a me basta per una tazza. Il tipo di caffè consigliato per la preparazione del caffè filtrato è 100% arabica, quindi sta un po' voi scegliere il brand che preferite tenendo a mente queste piccole accortezze. L'acqua da utilizzare è molto importante, utilizzate un'acqua che avete piacere comunque di bere, quindi non l'acqua del rubinetto che magari non bevete o che non vi piace, utilizzate un tipo d'acqua che appunto vi piace e berreste anche così. Per la preparazione serve poi una caraffa o un supporto per il nostro filtro. Ultimamente, oltre alle caraffe e alle ampolle, ci sono proprio dei supporti da inserire direttamente sopra la tazza del caffè, che in questo caso è più grande della tazzina classica nostra da espresso, per preparare direttamente il caffè nella tazza. Ce ne sono di vario genere, principalmente in vetro, molto belli anche esteticamente, magari qua sotto in descrizione vi lascio qualche link, qualche esempio. L'ampolla che uso io banalmente l'ho presa da Tiger per 10 euro ed è
perfetta. Non serve quindi spendere chissà quanto, investire in chissà quale attrezzatura per questo tipo di caffè. Come vi dicevo, ci sono anche dei supporti, non delle vere e proprie caraffe, che possono essere utilizzate direttamente sulla tazza. Una volta che abbiamo tutto, non ci resta che mettere il caffè nel filtro e versare sopra dell'acqua calda, che non deve essere bollente, ma fra i 93-96 gradi. Io non misuro la temperatura dell'acqua, quello che faccio è farla bollire e aspettare qualche minuto. Una volta versata l'acqua, non ci resta che attendere che scenda completamente. Questo può richiedere dai 2-5 minuti, dipende dal filtro, dipende dalla quantità d'acqua, dal tipo di caffè. Se siete abituati a farvi il caffè espresso, è sicuramente un metodo un po' più lungo di preparazione. Però il bello del caffè filtrato sta anche in questo, nel momento dell'attesa e del gustarsi questo momento di preparazione. Per il modo in cui viene preparato questo tipo di caffè è sicuramente meno concentrato rispetto all'espresso e alla moka. E un'altra differenza che sicuramente molti italiani notano è che manca del tutto la cremina. Proprio per essere meno concentrato può risultare più acquoso, ma non privo comunque di aromi e di gusto. Qua dipende molto dal tipo di caffè che viene utilizzato e dal rispettare o meno la giusta proporzione fra caffè e acqua e utilizzare una buona acqua. È un tipo di caffè che ha un gusto sicuramente più delicato rispetto all'espresso o alla moka, meno intenso. Per quanto riguarda invece il caffè preparato con la French press di cui vi ho parlato in un precedente video, in questo caso il caffè è meno acido però più forte ed intenso rispetto al caffè filtrato. È servito principalmente caldo, ma nulla vi vieta di, una volta preparato, aggiungerci del ghiaccio o lasciare che si freddi. Il caffè che solitamente utilizzo io è di Pascucci o Starbucks, lo prendo in grani così me lo posso macinare a mio piacimento. L'ideale sarebbe tutte le volte macinarlo poco prima di preparare il caffè, ma non sempre si ha questo tempo, quindi magari io ne macino un po' e poi lo conservo in un barattolo ermetico. Il caffè in grani si può acquistare in qualsiasi tipo di supermercato o negozio specializzato in tè e caffè, lo si può comprare online. A proposito di Pascucci, che è uno dei miei brand preferiti, loro vendono ad esempio le bustine già pronte per preparare il caffè filtrato o caffè pour over. Sono delle bustine che vanno posizionate sopra la tazza da caffè poi versata sopra l'acqua, proprio come il metodo classico per preparare il caffè filtrato. La differenza è che è già tutto pronto, non dovete comprarvi a parte del caffè macinato da macinare né dei filtri, perché appunto è già tutto lì. Probabilmente questo tipo di bustina esiste anche di altri brand, io conosco quello di Pascucci, quindi vi parlo di questo per questo motivo. Penso di avervi detto bene o male tutto quello che c'è da sapere, almeno per partire, riguardo al caffè filtrato. A me piace gustarlo non tutti i giorni, ma ogni tanto, e mi piace soprattutto il gustarmi la preparazione del caffè. Non amando particolarmente il caffè, ma preferendo il tè o comunque dei sapori diciamo meno intensi, il caffè filtrato è uno dei caffè più adatti a me. Poi, come vi dicevo, sono una persona molto curiosa riguardo alla caffetteria, quindi mi piace tanto sperimentare e provare cose nuove. Spero con questo video di aver soddisfatto le vostre curiosità in merito al tema. Se avete altre domande, lasciatene pure qua sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!